Io sono di Medolla, uno dei comuni del cratere che ha subito il terremoto del maggio 2012 e sono architetto della Bassa Modenese, quindi subito dopo il terremoto tutti noi tecnici del posto siamo stati impegnati a far sì che le persone potessero rientrare il più presto possibile nelle loro abitazioni. E quindi ci siamo trovati davanti anche a una casistica molto ampia di danni e di problematiche dei fabbricati. Il terremoto, se dal punto di vista umano è un'esperienza veramente difficile, terribile, dal punto di vista professionale, anche se si può dire così, è comunque è molto formativa, perché ti mette davanti a delle situazioni che prima sembravano che non avevamo mai preso in considerazione. La casistica delle problematiche che ci siamo trovati ad affrontare sono ampie, ma visto il tempo ridotto che abbiamo vi presenterò soltanto alcuni casi. Ecco, queste sono le situazioni. Noi ci siamo trovati davanti a un fabbricato che pochi mesi prima del terremoto era stato realizzato il cappotto nella parte esterna. Quindi esternamente questo fabbricato era perfetto, mentre internamente presentava delle lesioni sui muri portanti. Quindi la valutazione del danno è stata difficile perché potevamo farlo soltanto internamente. Dopo varie valutazioni abbiamo optato per intervenire dall'interno, quindi abbiamo utilizzato degli intonaci strutturali con fibra di vetro e delle catene. Comunque, anche se diciamo intervenire su un fabbricato di questo tipo è complicato, però ugualmente pensiamo che i vantaggi che il cappotto per il contenimento energetico, per la riqualificazione del fabbricato, siano tali che comunque ne valga la pena di perseguire questo percorso. Nel momento del terremoto la qualità del costruire ha fatto proprio la differenza sul comportamento dei fabbricati. Quindi noi negli ultimi anni abbiamo visto praticamente che l'attenzione alle finiture di pregio o all'estetica o alla forma del fabbricato hanno messo in secondo piano il concetto del costruire a regola d'arte. Costruire a regola d'arte che non vuol dire fare una cosa bella, ma fare una cosa fatta bene, costruire bene. Quindi dobbiamo recuperare questo concetto che è molto importante, perché i fabbricati praticamente che sono stati colpiti dal sisma quasi tutti non avevano le caratteristiche antisismiche, perché la normativa antisismica è successiva alla costruzione del nostro patrimonio edilizio. Quindi proprio il comportamento dei fabbricati è stato dettato dalla qualità, da come sono stati costruiti. Ecco, in questo abbiamo un altro caso in cui questo era un bel edificio di una corte di campagna della Bassa Modenese e che è stato fortemente danneggiato dagli effetti sismici. Pochi anni prima in questo fabbricato era stato ricostruito tutta la copertura ed era stato realizzato un cordolo pesante in cemento armato e sicuramente probabilmente questo è stato uno degli effetti che ha provocato questi danni. Quindi anche se adesso la normativa è molto attenta sui recuperi strutturali, però quando facciamo degli interventi locali comunque dobbiamo sempre pensare a che cosa provoca nel sistema generale del fabbricato. Andiamo avanti. Ecco, poi subito dopo il sisma noi ovviamente volevamo assolutamente ripristinare, riparare i danni del terremoto e abbiamo utilizzato tutti i sistemi antisismici che ci potevano essere in commercio e quindi abbiamo utilizzato intonaci strutturali con fibre di vetro, betoncini armati. Però durante l'inverno ci siamo resi conto che nelle abitazioni in cui erano stati fatti questi interventi sono sopraggiunte notevoli problematiche di umidità o di condensa. E infatti avevamo utilizzato dei materiali che non erano traspiranti. Quindi ovviamente ogni situazione a sé, ogni caso va studiato a sé, però quando è possibile cerchiamo di utilizzare delle malte naturali a calce, possibilmente traspiranti e dei sistemi antisismici che tengono presente questi problemi di umidità. Io ho finito. Grazie.